Buonasera a tutti, benvenuti alla partita della Coppa Venezia Giulia ADBFC Buffet Vita di Serie B, campo sportivo dell'Olimpia Fani in via Pascoli, maglie rosse per i Buffet Vita, maglie verdi con inserti bianchi per l'ADBFC che in questo momento ha cercato subito di creare una possibilità di rete, ma senza grosse pretese. Ed è subito Ionicianu che ruba il pallone. Di Eie perde il pallone in fallo laterale. Ricordiamo ADBFC vincitore dell'ultimo trofeo della Coppa Venezia Giulia, pur arrivando dalla serie minori, battendo in finale, in semifinale diverse quotatissime formazioni. E in questo momento in buona posizione della Serie B. Bigolo. Di Eie. Per Di Luca che lascia sfilare per la corrente. Miani che non riesce ad intervenire sul pallone. Nel frattempo il Buffet Vita cerca di tessere una trama, ma senza grosse pretese. Attraversa tutto il campo, arriva fino in mezzo all'area di rigore della formazione Buffet Vita, prova a calciare di prima intenzione, ma il portiere Fermiglia è molto molto bravo a salvare questa grande occasione per la DBFC. Famiglia ancora che dà sulla fascia il suo compagno che poi gioca verso Weiss. Bigollo ferma tutto e dà indietro il portiere Kompaktscher. Ancora Bigollo, numero 10, capitano e vera anima della formazione ADB, dalle notevoli doti tecniche. Esce anche bene dalla sua area la frontiera di B e poi Di Luca prova a calciare un po' troppo alto il tiro e quindi nulla di fatto. Prova il lancio, pedica di testa, ancora il Buffet Vita con Ionicianu e il tiro sbilenco di Weiss che mette in calcio di rinvio. Con Patscher pronto a battere il calcio di rinvio, da verso Miani per Di Luca in mezzo al campo, da Bigollo di piatto cerca di piazzare il pallone che esce di poco in questa che è una delle prime sanzioni da gol, la formazione dell'ADB. Passaggio centrale di Marinkovic, forse un po' avventato, ma tiene comunque il primo del gioco. E poi lo stesso Marinkovic prova un lancio che non ha effetto perché più che un lancio sembrava un tiro, decisamente sbilenco. Bigollo prova ad andare passando a Rie, non trova però il giocatore di colore pronto a recuperare il pallone ed è sempre Ionicianu che dà verso Parovel prova il pallone Di Luca cerca di superare il suo traversario, poi c'è un fallo che però l'arbitro lascia giocare per il vantaggio, il tentativo di lancio verso Miani che è un po' troppo alto e quindi non l'hai fatto, ha lasciato giocare giustamente Ciriello per questo intervento poco ortodosso di Marinkovic ai danni di Luca. Poi non sono avuto effetto la fase offensiva dell'ADB. Bigollo ostacolato da Terzi. Ionicianu ancora con il pallone tra i piedi. Da verso Weiss, sbagliato il passaggio, quindi non l'hai fatto. Di Luca sulla fascia laterale, proprio sul limite, mette in mezzo un buon pallone. Ma c'è sempre l'attivissimo Ionicianu che ferma l'azione.
gli mette in movimento la sua fase offensiva, la fase offensiva della sua squadra. Weiss batte l'out verso il capitano, il numero 7, Matrić, che tira da lunga distanza senza nessuna pretesa a questo tiro, che Kompatschal para molto agevolmente. Vieira e Bigollo fraseggiano, parlano verso Miani, che se lo viene a prendere a centrocampo, dato verso Di Luca. Di Luca non trattiene, e poi dalla parte prossima male Matrić, la deviazione decisiva di Eier, e poi il calcio d'angolo seguente, Bigollo mette fuori, poi Di Luca va verso il centro, vediamo che cerca di liberarsi per calciare, non ce la fa, conquista comunque un fallo laterale. Ricordiamo Di Luca, Lorenzo Di Luca, miglior marcatore delle ultime tre edizioni della Coppa Venezia Giulia, miglior marcatore assoluto, sempre molto prolifico di reti. Marinkovic dà al proprio portiere Farmelia, che gli restituisce il pallone. Marinkovic avanza palla al piede, dà verso Weiss, mette al centro, c'è Miani che intercetta Bigollo, mette molto elegante sempre Bigollo, di Eier, fermato da Weiss. Di Eier mette con le mani verso Miani, Miani cercava di Lorenzo, di Luca, ma non lo trova. Spiazzato leggermente da questo passaggio di Miani, il numero 99 della formazione dell'ADB. E quindi nulla di fatto, ancora 0-0 quando siamo al 10 minuti di gioco, 7 minuti di gioco. Farmedia lancia con le mani verso Weiss, troppo lunga questa palla che esce in fallo laterale. Miani, il tentativo di Miani è andato vano, Pedicca a battere il calcio d'angolo, cerca il bello, il cross, esce però il buffet vita con Tazzi, che prova il tiro alla totale ed è bravissimo a distendersi in tuffo laterale destro Cattaruzza, poi con i piedi manda in movimento, entra in movimento Miani, non riesce ad intercettare il pallone e la squadra finisce il calcio di rinvio. Marinkovic ancora per Farmelia, Farmelia da a Matrić dalla parte opposta, Marinkovic prova con il lato sinistro è Weiss, si ritorna indietro, si ricomincia dalla parte opposta, Matrić, neanche da lì non c'è spazio, Farmelia mette centralmente a Ionicianu, che restituisce ancora palla a Farmelia. Marinkovic ancora con il portiere, non trovano spazi i giocatori del Buffet Vita, ed ecco l'unico tentativo di andare in profondità, vede il pallone spegnersi in fallo laterale, molto ben chiusi i ragazzi da DB, ed è Bigollo adesso a mettere giù da lateralmente a Rieier, velocissimo da in profondità Bermiani, intervento di Luca, forse poteva evitarlo, poi ancora il tiro di Bigollo e l'intervento di Luca centro dell'area, che tocca solamente, mette e fa alzare il pallone a campanile dove nessuno può arrivare. Quindi calcio di rinvio. Matrić tocca solamente, sfiora solamente Terzi. Bigollo con questo pallone Terzi prova a girarsi e calciare. Deviazione, ma c'è Weiss. Ancora il lancio di Weiss verso Ionicianu, che perde palla. Perde palla anche Bigollo. Terzi
Weiss e la strepitosa parata di Cataruzza, il lancio della lancio palla foto, bravissimo il portiere dell'ADB Miani, provava a mandare Di Luca e poi il tiro di Miani che si spegne alto lì sopra la traversa, peccato perché era una buona occasione per l'ADB. Marinkovic, famiglia, Matic. Lancio verso Weiss, cioè Di Eia che appoggia con il petto al proprio portiere Cataruzza che gli restituisce il pallone. Ancora Di Eia cerca di andare, Miani, Miani triangola, ma il pallone viene deviato da Marinkovic in fallo laterale. Di Eia, lancio verso Di Luca, cioè Matic che di testa mette il fallo laterale, ancora out a favore della DB. Lunghissimo, salta Miani ma non trova l'impatto con il pallone ed esce bene dalla difesa, anche se Di Luca gli ruba il tempo al numero 3 Parovel, conquista un fallo laterale. Pedicchio con le mani verso Di Luca, tocca Di Luca e mette in calcio di rinvio. Matric e Formiglia giocano il pallone nella loro zona difensiva, il lancio verso Weiss, Weiss mette centralmente ma c'è Cataruzza con le mani asce e sventa qualsiasi tipo di pericolo e poi di testa Marinkovic in out direttamente. Di Parmiani che si gira bene stavolta, il pallone gli è vicino al sinistro, prova a calciare. Non indirizza in porta e quindi nulla di fatto, sempre 0-0 in questa partita molto equilibrata fino a questo momento. Marinkovic, Parovel, Terzi, il tiro di Terzi, il pallone che esce alto sopra la traversa, c'è una sostituzione, esce Miani ed entra Zuliani. Zuliani che prende il posto del terzino, si sposta più avanti di Eie a far coppia con Di Luca ed è subito pericolo con il bravo di Eie che mette in movimento lo stesso Di Luca che si sta prova a dare indirizzare la sua porta ma nulla di fatto, parata del portiere, tutto come prima. Vediamo se sarà un po' più vivace questa volta con questo schema tattico la formazione della DB. C'è un fallo di Marinkovic, centralmente Di Luca ha avuto la bravura di fermare il pallone e di trattenerlo tra i piedi. Marinkovic è arrivato di gran carriera e ha spostato anche il giocatore, quindi inevitabile il fallo attribuito al giocatore Marinkovic a favore della formazione DB. Punizione proprio centrale, pochi centimetri fuori dall'area, vediamo che Di Luca è pronto a calciare, fischio d'arbitro, il tiro e la palla sulla barriera, quindi nulla di fatto anche in questa occasione per la DB. Pedica di testa, mette in out, cambio anche del Buffet Vita, esce Parovel, Luca ed entra e Bella, mentre c'è un fallo del Buffet Vita. Ed è pronto la DB a continuare. Pedicchio di Eie, velocissimo, prova a lanciare gentilmente, troppo lungo il pallone calciato dal bravo giocatore di colore della formazione della DB, Zuliani, Bigollo, alleggerisce Cataruzza che smanaccia un pallone troppo alto e quindi regala in questo frangente un calcio d'angolo al Buffet Vita che potrebbe avvantaggiarsi, invece nulla di fatto, il calcio d'angolo è battuto centralmente e deviato fuori in out dalla difesa del RB.
Weiss sulla fascia, prova il tiro, troppo esterno, quindi anche in questo frangente non si concretizza la rete per nessuna delle due squadre. Giuliani riceve da Cataruzza, che poi riceve da Giuliani, di piede Cataruzza, lancia lunghissimo, c'è Marinkovic che tocca e mette in fallo laterale, poi di Eie batte l'out di Luca, di Luca tiene il pallone, si gira, mette in centro, arriva leggermente in ritardo di Eie, Giuliani, poteva essere una buona occasione, e poi dalla porta opposta ribella, cerca di andare sulla fascia, ma viene ostacolato da Bigollo e il pallone si spende in out. Tutto da Pedicchio, verso Cataruzza. Cataruzza con il piede, verso Di Luca. Di Luca mette come al solito giù il pallone. Chiede un fallo, ma non lo fischia il signor Cirillo. E nel frattempo da questa parte Weiss è solo. Può dare in profondità, terzi il tiro! E il pallone svirgolato in maniera clamorosa. Peccato, bella azione questa del Buffer Vita. Poteva essere pericoloso questo tiro, che poi non è arrivato come avrebbe voluto l'attaccante della formazione di Maglia Rossa. Esce Terzi ed entra Hakic. Cataruzza batte altissimo, Marinkovic in testa, Bigollo, Weiss di il pallone, da verso Rebella, ma l'arbitro fa il gioco per cambiare pallone, perché sembra che quello in cui si sta giocando fosse un po' troppo sgonfio. Quindi si bene con un palla a due che Di Luca restituisce alla formazione del Buffer Vita, che nel frattempo era quella che aveva il pallone tra i piedi al momento della sospensione. Di Luca. Gli rubano palla. Bigollo, il tiro di prima intenzione. Farmeglia l'aveva all'ultimo momento, ma salva. Molto bravo Farmeglia. Salva in tuffo questo pallone insidiosissimo. Di Eie mette in centro, non c'è nessuno. Arriva Kick. A Kick può andare, ma si perde in fallo laterale. Pedicchio. Verso Di Luca. Di Luca ostacolato. Si gira tra due giocatori ed è fallo. Ed è fallo abbastanza chiaro questa volta. Di Luca ha fatto una magia girandosi in un fazzoletto tra due giocatori. Evidentemente uno dei due ha commesso fallo. Quindi punizione a nostro avviso giustissima, fischiata dal signor Cirillo, che indirizza la barriera nella posizione adeguata ed è pronto a fischiare per far battere questo calcio di punizione. Pedicchio sul pallone, vediamo il tiro tra la barriera e la palla in rete, salta la barriera, il pallone passa ed è 1-0 a favore dell'ADB, gol di Marco Pedicchio quando siamo circa al 20 minuti di gioco. Rientra sugli spalti anche uno degli unici spettatori della partita, Carol, vediamo qua. E Buffet Vita che ricomincia l'azione. Rebelli. Il tiro esce di poco questa volta. Cataruzza da verso Giuliani sulla fascia destra. Giuliani con il piatto verso di Eie, di Eie velocissimo si girerà, prova a dare verso Di Luca che è rimasto un po' troppo indietro rispetto alle intenzioni del compagno di squadra e quindi non è riuscito a impattare il pallone. Altra situazione del Buffet Vita, esce il numero 8 Weiss ed entra il numero 5 Andrea Pavel. Marinkovic, proprio non è entrato, che perde palla, di Eie. Giuliani, il tiro. Nulla di fatto, sparato lontano dalla parte opposta il pallone. Intanto è Ioniciano che cercava di girarsi per andare via con il pallone, ma è fermato in fallo laterale e fallo laterale decretatorio a favore di ADB. Di Eie prova a girarsi e calciare, non riesce a farlo, cioè almeno lo fa, ma viene ribattuto.
E allora i ragazzi della DB si vantaggiano di un out, di un fallo laterale. Ancora un out per la DB di Luca. Zuliani supera due avversari, poi cerca di dare il pallone a qualcuno, non ce la fa. Pedicchio prova ad andare, viene fermato da Rebella che lo mette in fallo laterale. Ancora Pedicchio verso di Luca, ha la difficoltà di mettere giù il pallone tra due giocatori, difficile questa situazione per il bravo attaccante della DB. Poi nel frattempo c'è Parovel per il centrocampista Ioniciano. Marinkovic che batte verso Matelic a Rebelli. Rebelli dà verso Akik. Akik ancora Rebelli, triangolo buono. Pallone che esce però su questa conclusione di Rebelli, almeno di 2 metri abbondanti, quindi nulla di fatto. Sempre 1-0 a favore della DB. Cataruzza batte con i piedi il calcio di invio. Di Eielo con questa pallone mette giù. Zuliani cercava Bigollo, non lo trova. Trova Parovel del Buffet Vita, che poi nella serie di girarsi perde anche il tempo e la palla. Regala un'auto a DB di Luca a centrocampo da Bigollo sulla fascia per Pedicchio ha difficoltà di mantenere in campo e non ce la fa. Leggermente lunga questo passaggio, quindi out a favore del Buffet Vita. Matelic, Pedicchio, Rebelli va, ma Bigollo lo ferma. Di Eie solo, si gira, dà per Bigollo sulla fascia, niente, troppo lungo anche in questa occasione il pallone e quindi calcio di invio. Ioniciano porta avanti palla, colpisce però Di Eie, poi l'arbitro e quindi ne approfitta di Luca, ancora Di Eie, vediamo che si allarga un attimo, Farmiglia para anche questo tentativo di Eie, bravissimo Farmiglia, veramente un gran bravo portiere. E poi c'è un fallo ai danni di Di Eie per questo gioco pericoloso di Parovel. Pedicchio nella stessa posizione nella quale ha siglato la prima rete, vediamo se tenterà di nuovo di calciare in porta oppure avrà qualche altra soluzione. Fatto sta che è sempre lui che si incarica di battere questa punizione. Il suo sinistro è pronto per effettuare il tiro, fischia l'arbitro. Il tiro di Pedicchio questa volta è addosso al centrale difensivo di questo momento, che ribatte il pallone, poi di ieri lo mantiene in campo. Però questa volta il pallone è a favore del Buffet Vita. Esce con Patcher e poi Di Luca commette fallo, il gioco pericoloso ai danni del Buffet Vita, che mette in movimento subito Rebelli prova ad andare, supera un avversario, cerca di superare anche il secondo. Colpo di tacco di Pedicchio, finezza, bella giocata. E poi Cataruzza con i piedi verso Di Luca, troppo lungo il pallone e quindi nulla di fatto ancora per l'ADB. Esce Bigollo e rientra Miani nelle file dei ragazzi in maglia verde. Marinkovic, Farmiglia, Matelic, Rebelli, su quella fascia sta giocando veramente bene Rebelli. Ioniciano, poi Marinkovic per ancora Rebelli, molto dentro l'azione, questa volta sbaglia il passaggio. Miani, Pedicchio, Dieye, Compatscher, Cataruzza, Dieye, lungo fraseggio dell'ADB, Miani,
la difficoltà di girarsi, riesce a farlo, trova Di Luca che lascia di Eier, il tiro impallato da Rebelli e poi conquistato da Matrix, che evita anche il fallo laterale, ma c'è Compatscher che fa buona guardia e lascia a Cattaruzza il lancio della formazione preferita. Proprio in questo momento l'arbitro signor Cirillo decreta la fine del primo tempo, ci sentiamo tra poco per la seconda fazione di gioco. Tutto pronto per la seconda fazione di gioco, inizia proprio in questo momento la gara di Serie B tra ADB, FC e Buffet Vita. Ricordiamo il risultato di 1-0 a favore dell'ADB FC con segnatura da parte di Marco Pedicchio su punizione quando mancavano pochi minuti alla fine del primo tempo. Partita sostanzialmente equilibrata che vede le due squadre giocare un bel calcio, con qualche piccola defezione in fase realizzativa. Il Buffet Vita adesso sta giocando il pallone, poi c'è qui sotto la postazione Marco Pedico che batte l'out, vediamo lunghissimo verso Di Luca, suo ex compagno nel campanelle quando ancora giocavano i dilettanti. Ancora Pedicchio che si incarica di battere l'out sempre verso Di Luca centralmente in mezzo all'aria, è ostacolato da Matrix che lo ferma in calcio d'angolo. È un Pedicchio a battere il corner. Movimento in mezzo all'aria, lunghissimo per Di Luca che forse commette un fallo di mani che l'arbitro Cirillo vede dalla sua posizione e fischia puntualmente. Matelic per Iannucciano, Zuliani, nel frattempo un po' di confusione al centrocampo di Eier, esce velocissimo Miani che ferma e si libera, da verso Di Luca. Rinviene però Parovel che gli ruba il tempo. Iannucciano, ancora Parovel sulla fascia. Zuliani, la scivolata sul pallone. Un intervento poco ortodosso che poteva decretare un'effettiva punizione, quindi non ci vede contraria il signor Cirillo in questo frangente per questo intervento, quindi giusta la punizione. E Parovel che prova a battere, lo fa con il sinistro e per poco non insacca. C'è un intervento di Camon Postascher che mette il calcio d'angolo e sul successivo calcio d'angolo pallone giocato da terzi in calcio di rinvio. Cattaruzza, Zuliani, Miani, Dieie si gira, prova a calciare, lo fa malamente e il pallone esce di poco. Famiglia batte subito questo calcio di rinvio per Marinkovic. Ecco il uomo incaricato a fermare le mitragliate di Di Luca, poi di Iei, adesso dà in profondità per Miani. Miani si prova un paio di finte, prova a calciare, deviato in calcio d'angolo. Come al solito sul calcio d'angolo sale anche Compatscher, di Iei centralmente. Di Luca cerca di
trattenere il pallone, lo fa e subisce il fallo da Ioniciano. Qualche protesta per il fallo che ci sembrava abbastanza evidente, nonostante Di Luca abbia fatto un po' scomparire il pallone, evidentemente Ioniciano non poteva fare altro che commettere il fallo. Il tiro, Marinkovic in centro dell'area, devia il pallone tra i piedi di Parovel. Parovel che va sulla fascia, pericolo di quel pallone, lo mette indietro per Di Luca che non riesce a scattare il suo avversario, poi arriva, tira, ma il pallone finisce in calcio di rinvio senza grosse pretese per questo tiro sbilenco del bravo centrocampista numero 4, che ora liscia il pallone, lo tocca solamente con la suola della scarpa e regala un fallo laterale a favore di Ferdvita, battuto subito da Terzi verso Ioniciano, che di testa sbatte il pallone a terra, ma Cataruzza è sempre molto vigile e presente, quindi nulla di fatto per il Buffet Vita. Cataruzza rinvia con i piedi direttamente in calcio di rinvio della parte opposta e nel frattempo c'è una situazione, esce Pedicchia ed entra Bigollo per la formazione da DB. Vediamo Fermaglia che da Marinkovic il lancio verso Parva che non impatta il pallone, quindi calcio di rinvio. Cataruzza a battere questo calcio di rinvio verso Miani che di testa appoggia verso Zuliani che lo faceva scivolato. C'è stato un tentativo di lancio da parte del Buffet Vita, un intervento in gioco pericoloso anche da parte di, sembra Weiss, infatti così è, e punizione a favore della DB. Subito battuta da Bigolo verso Zuliani, Zuliani che va sulla fascia, prova a calciare, deviato anche lui, palla in calcio d'angolo. Si lamenta Marinkovic che si beccherà probabilmente il secondo giallo e quindi anche il cartellino rosso, se non... No, solo cartellino giallo per Marinkovic. Avevamo segnato il numero, una munizione in più. Ci è sembrato che fosse stato munito Marinkovic. Di Luca al volo, bella l'idea ma non l'esecuzione. Quindi Matelic per Fermelia, Marinkovic ancora. Ioniciano, bella la palla per Matelic, Parovel che supera un avversario, da indietro a Marinkovic. Ioniciano va via a Miani, Miani che commette fallo, ancora Ioniciano per Weiss, Weiss mette giù, arriva Zuliani ed è pallone per il Buffet Vita, con le mani Weiss, Ioniciano, Matelic il tiro, pallone alto e lateralmente indirizzato, quindi niente da fare, niente da fare. Cataruzza con i piedi calcia verso Miani, Marinkovic la meglio e poi il tiro sbilenco che finisce in fuori laterale. Zuliani, Di Luca in mezzo all'aria, mette giù, c'è un contatto, Di Luca si rialza, poi prova a mettere centralmente, Bigollo il tiro, ribattuto, fallo laterale a favore della DB. Sembra un po' un piccolo assedio in questo momento da parte della DB. Di Luca di nuovo centralmente all'aria, c'è un calcio di rigore sacrosanto che l'arbitro Cirillo non può non fischiare, fallo ai danni di Luca che aveva prontamente messo giù il pallone, è arrivato, ci sembra, Matelic che scordinatissimo ha battuto Di Luca. Il tiro di Luca sul calcio di rigore e il pallone in rete, 2-0 a favore dell'ADB, due reti su due calci piazzati. Di Luca, anzi Pedicchio e Di Luca gli autori delle reti in una partita che
non ci sembra abbia tutta questa differenza in campo, però i ragazzi della Rivi sono cinici e hanno messo segno quelle uniche due occasioni che hanno avuto per mettere in porta. Nel frattempo Marinkovic, il colpo di tacco di Parovel, e il pallone che viene lanciato via dalla difesa, poi Di Luca è ancora Farmaglia, questa volta Di Luca aveva calciato benissimo e ancora Farmaglia ha parato splendidamente. Dier con le mani verso Miani, la difesa mette fuori e poi un fallo a favore del Buffet Vita. Veis Ionicianu che perde il tempo, anche il pallone, Birollo, Di Luca, Giuliani, sbaglia l'appoggio per Birollo che però contrasta ancora. Veis, il tiro, la deviazione di Kompatscher e il pallone in calcio d'angolo. L'angolo battuto fuori per Marinkovic, il pallone deviato da Kompatscher e sfera che finisce in calcio d'angolo dall'altra parte. Tenta ancora Terzi, battuto vicinissimo, il tiro di Madrice Cataruzza è bravissimo a parare questo insidioso tiro che ha visto arrivare all'ultimo momento. Molto bravo il portiere dell'ADB. Miani cerca di mettere giù, staccato da Matrix, c'è Farmaglia, veramente due bravi portieri questa sera in questa partita. Matrix prova ad andare ma c'è De Jager che lo ferma. Marinkovic dalla parte opposta, il lancio che sembrava un tiro, infatti bravo ancora Cataruzza a lanciarsi e a deviare in calcio d'angolo. Calciando la battuta di Anciano rinviato da Birollo, poi dall'altra parte Farmaglia. Marinkovic prova ancora il tiro, vediamo se la deviazione di Miani e il pallone in calcio d'angolo. Prova a spingere un po' di più il Buffet Vita con questi tiri insidiosi. Terzi, Matrix, e questa volta il pallone esce di poco a lato. Troppo lento però il tiro del capitano del Buffet Vita, che ora è anche destinato all'uscita per il cambio, per la sostituzione chiamata alla sua panchina. È entrato a kick. Lancio di piede di Cataruzza, Miani prova ad andare, per poco non la prende, lasciato completamente da Marinkovic. Ionicianu cerca il lancio, trova una ribattuta, poi Terzi mette giù per ancora Ionicianu. Il tiro ancora ribattuto da Birollo e poi Miani che mette in movimento Di Luca, questa volta troppo lungo il pallone. Dalla parte opposta Marinkovic prova ad andare da a Terzi, ostacolato da Diei. Terzi va e c'è un fallo ai suoi danni. Il lancio verso Ionicianu deviato dal numero 6 della formazione, deviato da Giuliani. E poi Miani che ostacola e conquista un fallo laterale. Giuliani, Parovel ancora di ginocchio, Birollo mette il movimento di ieri dalla parte opposta sulla fascia, prova a mettere al centro, bella l'iniziativa del numero 4, però non è stata seguita da nessuno. Ieri ancora per Di Luca, va da solo questa volta sulla fascia, mentre in mezzo non c'è ancora nessuno. E peccato, un'altra bella occasione procurata da DA e non sfruttata dagli avanti dell'ADB. Nel frattempo l'altra parte scivola a kick, che sembra non abbia nulla di pensieroso, quindi si rialza subito. Cataruzza con Patscher, DA sulla fascia, centralmente per Giuliani che non prende il pallone, lo trova però Birollo e pallone in out. Marinkovic, Ionicianu di testa,
Marinković, il passaggio per Januciano. Via verso Cataruzza, che fa buona guardia. E con le mani ora può mettere di nuovo in movimento di Eier. Attraversa tutta la sua metà campo il pallone, poi arriva di Eier nella parte opposta di Luca, e questa volta la coppiata di Eier di Luca non fallisce. E di Luca con un piattone a ricrociare tutto solo, mette alle spalle del portiere Fermaglia il 3-0. 3-0 che legittima la superiorità dell'ADB proprio in questi minuti, nei quali il Buffet Vita comunque cercava di portarsi in avanti per accorciare le distanze. Ancora di Eier e di Luca, questa volta fermati in fallo laterale. Chiama il pallone di Luca, Pedicchio glielo dà, ma viene ostacolato e messo in fallo laterale. E poi alleggerisce di Eier verso Cataruzza, che poi con i piedi lancia lunghissimo, c'è Pavel e Annucianu a kick, mette giù, trova Terzi, sbaglia il passaggio Terzi, ne approfitta di Eier sulla fascia, lancia di Luca, trova la difesa con un colpo di testa a sventare il pericolosissimo assist del numero 4. Annucianu avanza, da verso Rebelli, Rebelli centralmente per Akic che appoggia verso Annucianu, preso in contropiede, poi arriva Terzi, si libera per il tiro e questa volta il pallone in rete, 3-1 a corta distanza di Buffet Vita con questa bella azione di Terzi che di sinistra mette alle spalle di Cataruzza, pallone che sbatte sul palo e va a insaccarsi proprio in una bella azione. Ed ora al 17° minuto siamo 3-1 a favore di B, che non dovrebbe stare tanto comunque tranquilla, perché tutto può accadere. Di Luca solo, Fermaglia para, Rebelli mette giù, lancio lunghissimo le braccia di Cataruzza che con le mani dà verso di Luca. Di Luca ostacolato e spinto da Parovel, e quindi punizione a favore della DB fiscata dal signor Ciuriello. Questa sera è stato molto puntuale nelle sue decisioni, a dispensa di una competenza buona di tutto il gruppo abitale dell'MSP Italia. Di Luca prova a tirare di prima intenzione, Fermaglia lo ferma con una presa in due momenti e poi adesso può far ripartire la propria squadra con Marinković che dà a Terzi. Terzi autore della rete del Buffet Vita, mette giù da Marinković. Marinković prova a passare, in ostacolato e fermato in fallo laterale da Diaye, poi con le mani lancia lunghissimo verso Akic, Rebelli che mette giù, da, cercava Marinković, trova Diaye che scuscia via e velocissimo verso la porta, supera anche il portiere e mette in rete! Grande azione solitaria di Diaye che si è fatto tutto il campo di corsa anche in maniera molto veloce e poi ha avuto anche lo sprint per scattare il portiere, mette alle spalle di un Fermaglia veramente incolpevole in questa occasione. 4-1, gran bella segnatura per Diaye. Terzi tira, batte addosso a Di Luca il pallone calciato dal numero 9 in maglia rossa, Marinković. Avanza palla al piede, cerca e quel cuoco non trova Andrea Parova, è lanciatissimo verso la porta, un colpo di testa che non è arrivato, un impatto che è mancato per pochissimo, poteva di nuovo riaprire la partita il Buffet Vita e adesso di era a meritarsi gli applausi dei compagni per la prestazione, esce per dare posto a Miani.
che nel frattempo recupera il pallone, si libera di due avversari, cerca Di Luca, la trova e poi c'è un intervento in maniera fallosa del numero 5 Paruvel, che ci è sembrato abbastanza ortodosso, poco ortodosso, e quindi giustamente il signor Ciriello ha fischiato la punizione per l'ADB. Bigollo sistema il pallone, Ciriello cerca la posizione adatta per il battere della barriera, quindi 6 metri di distanza convenzionali, e Bigollo è pronto a battere questa calcio di punizione. Vediamo se calcerà in porta o darà centralmente a Zuliani un pedicchio che aspetta. No, no, tira in porta, ci siamo infatti così addosso per la formaglia, che è bravo a ribattere e a mettere in fallo laterale. Siamo al 20° minuto di gioco, ancora risultato sul 4-1 per l'ADB. Zuliani batte l'out, Di Luca Fama ad attendere, viene anticipato da Terzi, poi Paruvel, l'altro Paruvel della partita, questa cosa da pedicchio, pedicchio prova a darla a Di Luca, viene deviato in fallo laterale, quindi ricomincia Di Luca verso Miani. Miani, buona azione, cerca di liberarsi, lo fa bene, poi vuole superare anche Paruvel, anche Marinkovic, però lo mette, lo fa in fallo laterale. Batte pedicchio l'out, Di Luca si accentra, il tiro e il pallone questa volta è alto. Sempre pericoloso comunque Lorenzo Di Luca. Vera spina nel fianco della formazione del Buffervita. E poi anche Miani dalla tre quarti con una gran bella conclusione mette in difficoltà leggermente Fermaglia, che con la mano smanaccia in fallo laterale, in calcio di rinvio, in calcio d'angolo, scusate. E nel frattempo Di Luca su questo calcio d'angolo per poco non la mette ancora in rete, questa volta è a rinnovare il palo. Bella conclusione, ha battuto Fermaglia, però il pallone invece di entrare è carambolato sulla linea di porta ed è finito fuori. Pedicchio Cataruzza. Cataruzza lancia con i piedi verso Miani, che salta, sembra Marinkovic, alla meglio il difensore del Buffervita. Di esterno, pedicchio, lancia via, trova Fermaglia e poi ancora il pallone a Marinkovic, che restituisce a Fermaglia. Dall'altra parte per Rebelli, Rebelli per Paruvel, Luca, che sbaglia l'appoggio verso lo stesso Rebelli e quindi nulla di fatto. Ricomincia l'ADB di Luca, il tiro, il calcio d'angolo. Cercano di velocizzare l'azione anche dell'ADB, ragazzi di Buffervita, per vedere se qualcosa si riesce ancora a fare in questi ultimi minuti, ma a questo punto c'è una proibitiva, la possibilità di recuperare. Di Luca, infatti, lo mette giù da a Giuliani, che cercava ancora Di Luca in un triangolo decisamente poco attuabile. Giuliani per Di Luca, che questa volta va a vuoto, quindi out a favore del Buffervita. Con le mani, pedicchio, ancora out. Terzi, autore della rete della bandiera, primo momento del Buffervita, Marinkovic. Il tiro, ribattuto da Kompaschel. Poi Di Luca si è trovato il pallone sulla testa, per poco non insacca su questo pallone svirgolato. Continua comunque l'azione del Buffervita e stavolta è bravo Cataruzza ad uscire e prova a lanciare ancora Di Luca, che si fa trovare spesso e volentieri da solo in area di rigore avversario. Infatti poi qui Di Luca mette giù, prova a girarsi, Di Luca ancora, Paruvel, con l'aiuto dell'altro Paruvel, poi Terzi da Rebelli, Rebelli prova centralmente verso Terzi ed è Kompaschel che esce di testa, palla al piede, poi
e poi da benissimo verso Birollo centralmente, bravo Birollo poi a dare spazio anche a Zuliani sulla fascia laterale destra, il tiro di Zuliani, la deviazione, il calcio d'angolo. Benissimo con Patcher, bravissimo anche Birollo, veramente una bella squadra questa di B che giustamente si attesa sempre nelle prime posizioni di classifica e fa molto molto bene anche sempre nella fase finale del trofeo, come nella passata edizione nella quale ha vinto il trofeo e tantissimi altri riconoscimenti personali di giocatori, tra cui il bomber assoluto del torneo che è stato proprio Lorenzo Di Luca. Ricordiamo Lorenzo Di Luca a scuola San Luigi e poi Campanelle, qualche altra posizione in giro per la città, ma queste le società che più ci sono rimaste nel cuore, come ha dichiarato più volte ai nostri microfoni. Nel frattempo con Patcher è invalicabile, e pallone male che vada finisce in calcio d'angolo Di Luca in contropiede, non supera questa volta Marinkovic che lo difende, che difende bene, e dà a Formaglia il lancio di Formaglia, per nessuno, c'è quasi un tiro di Formaglia. Belli, terzi, il tiro, la parata di Cattaruzza, poi il rilancio di Cattaruzza proprio rosso, sempre di Luca, che tocca solamente, arriva Bigoglio, che in mezzo sforbiciata mette in rete, altra bella azione, direttamente partita dall'azione, dal portiere, per poi arrivare il tocco di Di Luca e l'assist per Bigoglio, che con un bel gesto atletico è riuscito a rinsaccare la rete del 5-1. A favore della DB, proprio lo scadere questa rete, poi ancora un tiro di Akik, una parata di Cattaruzza che sbaglia proprio sull'appoggio, arriva Powell, il tiro e la traversa, dice di no al numero 5 del Buffet Vita. Ultimi secondi con il crepacuore, però finisce in questo momento la partita con il risultato di 5-1 a favore della DB. A voi tutti un cordiale risentirci e arrivederci in occasione della prossima partita della Coppa Venezia Giulia. Buonasera.